8 e 22 minuti, è tempo di dare il buongiorno al primo ospite, è un piacere introdurlo e parliamo del candidato sindaco di Roma di FLI, Umberto Croppi. Croppi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, come sta? Bene, devo fare una correzione. Prego. Io non sono il candidato del FLI. Io perfetto, comunque è un movimento, no, lo spieghi meglio lei, io vado sì, con... Io sono un esponente del FLI, un partito peraltro che ormai si sta sciogliendo sì. dentro l'area Monti, per cui non credo neanche che dopo le elezioni esisterà più come sigla. Io non sono stato candidato dal FLI, io sono stato candidato da un gruppo di associazioni, di personalità della società civile, e tengo a precisare che la mia è una candidatura indipendente. Indipendente, poi, ha fatto bene a sottolinearlo. Poi se verrà l'appoggio anche di partiti, ma questo si vedrà dopo le elezioni politiche. Intanto va detto, voglio... sempre crescente l'appoggio, poi da quando è iniziata in... La sua candidatura, quando c'è stata l'idea, poi l'appoggio, appunto, di, come ha ricordato lei, di associazioni, è stato diciamo un crescendo fino poi alla concretizzazione dell'idea stessa. Sì. Io poi ho dei riscontri, per quanto ancora marginali, ma che sono degli indicatori significativi. Da un mese c'è una pagina di sostenitori su Facebook, mm-hmm. Croppi Sindaco, che arriva ad avere 350.000 interazioni settimanali. Che non è poco, direi. Che appunto, mi sembra andato un indicatore, sì. Non sarebbe facile, insomma, qualora lei dovesse vincere, mettiamo il caso, non sarebbe un compito facile quello che l'aspetterebbe, e comunque non sarà un compito facile quello che aspetterà il prossimo sindaco di Roma. Sì. Sono tantissime le questioni, io vorrei chiederle subito come si comporterebbe per quanto riguarda la questione, il caso caos rifiuti. Quali sono le sue idee in merito alla vicenda e che cosa farebbe nel concreto, oppure che cosa dovrebbe fare comunque il sindaco di Roma? Quindi cosa farebbe lei se allora, lo diventasse? Considerando che le responsabilità sono diverse, mm-hmm. perché per quanto riguarda il trattamento, lo stoccaggio è una competenza della regione, mm-hmm. ma naturalmente, siccome il peso maggiore anche proprio nella produzione dei rifiuti è esercitato dalla città di Roma, il sindaco deve esercitare un ruolo al di là delle competenze di legge. Bisogna avviare quel processo di cui tutti parlano da 30 anni e che nessuno ha mai avviato, cioè attivare un meccanismo, spingere fino al limite massimo possibile la raccolta differenziata, però favorendo in questo i cittadini, educandoli ma dandogli gli strumenti per realizzarla, attuare delle politiche di uso in loco. Vede, nel comitato che mi sostiene c'è mm-hmm. il professor De Santoli, che è stato preside della facoltà di architettura e che è uno dei più grossi esperti in Italia di energia e mobilità, con tutto quel complesso che oggi si chiama Smart Cities, mm-hmm. che aveva realizzato per conto di Alemanno il piano di utilizzazione anche in loco dei rifiuti per la produzione in piccole aree di energia elettrica, senza nessun tipo di inquinamento, senza inceneritori, piano che è rimasto lettera morta, tant'è vero che poi questo De Santoli è diventato uno dei miei collaboratori. Quindi esistono le possibilità, le tecnologie per ridurre attraverso comportamenti diversi e usi diversi, progressivamente è ovvio, ma a partire da subito, ridurre in maniera radicale la produzione dei rifiuti. Questo è il primo intervento. Parallelamente esistono già, come è noto, 4 linee di trattamento, 2 dell'AMA e 2 di privati, che servono a trattare i rifiuti che debbono essere conferiti in discarica per renderli inerti e quindi che non producano più nessun tipo di inquinamento. Ecco, di queste 4 linee ne funziona una e mezza. Mm. Basterebbe far funzionare quelle che ci sono e poi aggiungerne altre, per far sì che la parte di rifiuti, che alla fine della storia dovrebbe essere un 30%, che comunque debbano andare in discarica, non producano nessun effetto negativo. Aggiungo che una sana, e questa non è utopia, lo dimostrano tutti i casi, ci sono perfino città in Campania che hanno dimostrato che questo è possibile, che una sana utilizzazione dei rifiuti separati e riciclati
addirittura produce economie che vanno a pareggiare i costi della raccolta, quindi a beneficio anche delle tasche dei contribuenti. Ma come no, è un business che assolutamente può funzionare, no? Ma lei ha parlato anche di informazione, effettivamente era partita bene, cioè due anni fa, era partita proprio dal comune di Roma l'informativa, quando furono tolti i cassonetti. Io le parlo dal mio municipio, che è quello che riguarda la zona Marconi, Portuense, vicino a Monteverde. Sono stati tolti i cassonetti, è partita la raccolta differenziata, sono stati distribuiti i cestini con i sacchetti per l'umido, basta, è finita lì. Hanno tolto i cassonetti, poi a random li hanno rimessi. Una volta si sono resi conto che le persone, alcune proprio perché impossibilitate ad andare a buttare l'umido nei cestini che venivano a raccogliere l'immondizia a orari a volte improbabili, perché magari si cozzavano magari con quelli che sono gli orari lavorativi delle persone, hanno deciso di rimetterli i cassonetti per l'umido, tranne in alcune zone, per esempio la mia. Io non ho un cassonetto per l'umido nel raggio di 400 metri, e insomma, quindi le cose sono state fatte un po' per così dire a casaccio. Bisogna organizzare il porta a porta, bisogna organizzare i condomini, esatto. E poi impianti di compostaggio locali, esistono molti sistemi. Per quanto riguarda invece... Sì. È vero che non vivo in città, però vivo in un centro urbano limitrofo a Roma, quindi non sto in campagna, sto proprio al centro di un paese, e in casa mia non si conferisce più neanche un grammo di umido, perché ci siamo fatti un piccolo domestico impianto di compostaggio che usiamo in un giardinetto che abbiamo. Fantastico tutto questo. Abbiamo ancora un paio di minuti e le chiedo più o meno di spiegare agli ascoltatori qual è il suo programma, quindi su che cosa si baserà e che cosa vorrebbe fare lei per Roma. Sì, allora, considerando che non c'è un solo problema che sia slegato dagli altri e quindi vanno concepiti tutti insieme, c'è un'interazione che va tenuta presente, comunque la prima cosa su cui mettere mano è il bilancio, perché questa è una cosa che sfugge sempre. Voi se sfogliate anche la serie storica dei programmi dei candidati sindaci, non si parla mai di questo aspetto che è fondamentale. Il risanamento del bilancio, che è gravato da 40 anni di malcostume e di cose nascoste, parte da alcuni provvedimenti che sono praticabilità immediata: la creazione della holding delle società municipalizzate, che sono 85, l'azzeramento di tutti i CDA delle 12 società municipalizzate in house, provvedimenti che non solo provocano subito risparmi di decine di milioni, ma soprattutto vengono a far cadere i luoghi dove si crea il clientelismo, l'espansione della spesa inutile, degli sprechi, e il funzionamento di una cosa che in parte esiste ma non funziona, che è la centrale unica degli acquisti. E poi tutta una serie di altri interventi relativi al bilancio, perché da là bisogna ripartire, quindi spostare i pesi anche degli investimenti previsti in bilancio. Poi la cosa più urgente, più evidente è la mobilità in tutti i suoi aspetti, cioè sia la regolamentazione del traffico privato ponendo molte limitazioni, e parallelamente però l'attuazione di una politica dei trasporti attuabile. Noi stiamo ancora correndo dietro a delle linee di metropolitana costosissime, che forse non vedranno neanche mai la luce, quando ci sono strumenti di superficie che sono attuabili da subito a prezzi molto più contenuti. Naturalmente poi a questo si aggiungono le piste ciclabili, cioè tutta una serie di altri interventi, la riduzione dell'impatto dei pullman turistici. E terza cosa, un intervento sul tessuto economico della città, cosa anche questa che non è stata mai fatta. Io sto già lavorando con le categorie per trovare un piano di intervento del comune che può fare senza investire soldi, ma soltanto attuando strumenti di politiche che aiutino per esempio l'accesso al credito delle piccole aziende. E tutto questo legato dalla cosa fondamentale di Roma, che è la cultura, il patrimonio culturale e la produzione culturale, cosa su cui non mi dilungo perché ho alle spalle un'esperienza di assessorato che dimostrano che forse qualcosa si può fare. Esatto, per quanto riguarda i trasporti e anche tutto il resto, la cosa bella anche sarebbe non avere più fenomeni che finiscano con Opoli, perché continuiamo a vederne anche oggi sul Messaggero, abbiamo letto prima in sede di rassegna un altro scandalo, insomma, di un altro caso di mazzette. Va bene, Croppi, grazie.
Grazie a bocca al voi, lupo, come diciamo a buongiorno. tutti, come diciamo a tutti, in bocca al lupo, grazie mille al candidato sindaco Umberto Croppi.